14ª edizione del premio Oltre la Vite, dedicato alla memoria di Gianni Masciarelli. Nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di San Martino sulla Marucina, città natale di Gianni Masciarelli, il premio è stato consegnato a Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente, ma presidente anche di Simbola, l'organizzazione che promuove le eccellenze italiane in tutte le sue espressioni. Gianni era un amico, fu uno dei fondatori di Simbola, eravamo assieme nel proporre un'idea d'Italia, poi alla fine, un'Italia che è forte se fa l'Italia, se scommette sulle cose che la rendono unica, quindi bellezza, territorio, qualità, agricoltura di qualità, ma anche innovazione, futuro. Gianni era un campione di questo, era un campione dell'Abruzzo. Marina Svetic, moglie di Gianni Masciarelli e manager dell'azienda, nel suo saluto ha voluto dedicare una riflessione sul futuro dell'agricoltura. L'amore e l'agricoltura sono anche il simbolo e l'essenza di questa regione. Non è industria, non sono le città, non sono i building, non sono i palazzi, non sono condomini. Quindi l'agricoltura, se scompare, ci dobbiamo preoccupare anche per la nostra salute. Finalmente abbiamo un governo che ha partorito Green Deal, dovrebbe essere unificato, quindi dobbiamo andare tutti verso questa direzione, anche una direzione che ce l'ha detto da tanti anni l'Europa. Quindi ci piace o non ci piace, non dobbiamo fare polemiche, ci dobbiamo applicare. Noi siamo i primi Masciarelli, anche tutta l'agricoltura e tutti i viticoltori d'Italia, non solo Abruzzo, stanno andando verso biologico. In Italia ci sono 700.000 ettari di vigneto, sono più di 250.000 coltivati biologico. E il leader, il numero uno, il vigneto biologico italiano e il vigneto d'Europa. Ad Ermete Realacci, che è un autorevole rappresentante del mondo ambientalista, presidente onorario di Legambiente, abbiamo chiesto ovviamente una sua riflessione su questa nuova sensibilità che sta emergendo soprattutto nel mondo dei giovani. Ma innanzitutto io sono ovviamente felice che una generazione di giovanissimi, stiamo parlando di sedicenni, con la loro forza e con la loro ingenuità sollevano un problema che è un problema fondamentale. Poi adesso, per capirci, abbiamo imparato a vederlo sulla nostra pelle. Chi ci avesse detto anni fa che gli acciai italiani rischiavano di scomparire, chi ci avesse detto anni fa che potevano essere abbattuti 14 milioni di alberi nel nord-est per una tempesta che non si ricordava a memoria d'uomo, chi ci avesse detto anni fa che il nostro vino rischiava di migrare, perché c'è anche questo, se cambia il clima cambiano anche le condizioni delle nostre coltivazioni, dell'agricoltura, e potremo continuare. Insomma, non sarebbe magari stato creduto. Io tengo però a dire anche una cosa: questa non è, combattere la crisi climatica non è solo un obbligo, è anche un'opportunità. E in questa sfida alla crisi climatica l'Italia ha molto da dire, perché noi abbiamo, per ragioni secolari, una tendenza, perché siamo un paese povero di materie prime, a usare bene le materie prime, a usarle di meno, a usare meno energia. Siamo un paese da questo punto di vista più avanzato di altri. Quello che è stato una necessità può diventare una virtù, a patto che noi sappiamo cogliere questa sfida per costruire un paese più forte, più coeso, più civile e più gentile.